Una realtà che ancora esiste nel nostro mondo è quella dei matrimoni combinati. Sembrerà strano nel 2020, ma moltissime famiglie non lasciano scelta ai propri figli sulla persona che dovranno sposare. Alcuni trovano l'amore in questo modo, altri invece un inferno di vita riescono a trovare e basta, che vorrebbero assolutamente dimenticare. Oggi andremo a vedere la storia di una donna che è stata data in sposa a una persona soltanto per via dei soldi. Ma alla fine un fatto inaspettato l'ha colpita dritta al cuore. Come sempre, se siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi sedurati e partiamo. Parliamo oggi della storia di una bambina che viveva in Cina, precisamente nella provincia dello Yunnan. Qui ci sono molti racconti di spose che non volevano saperne del matrimonio, costrette da genitori e parenti che invece non volevano saperne di diventare poveri. E quindi vendevano i loro stessi figli o nipoti. Questa bambina è rimasta anonima mentre raccontava la sua storia, quindi per comodità la chiameremo Lisa. Lei ha avuto una vita felice per i primi 10 anni della sua vita. Aveva dei genitori amorevoli che l'accompagnavano nella crescita giorno dopo giorno. Ma all'improvviso, all'età di 7 anni, ha visto sua madre perdere la vita. In realtà la donna stava già male da anni a causa di una rara malattia, ma non voleva farlo sapere alla figlia, quindi faceva delle visite di nascosto. L'ultimo mese era così debole che ormai non poteva più nasconderlo. Dopo un anno da quel tragico evento aveva cominciato a riprendersi conoscendo un bambino della sua età, gentilissimo come pochi. Giocavano insieme dalla mattina fino al pomeriggio. Il padre era contento perché sperava sua figlia avesse degli amichetti. Così possiamo dire quasi i due fossero innamorati, perché per ben 4 anni sono rimasti insieme. All'età di 11 anni l'aveva anche consolata da un'altra tragedia. Suo padre aveva subito un incidente a lavoro. Aveva quindi perso l'ultimo genitore, era completamente orfana e toccava a qualche parente occuparsene. Si offrì una zia che non aveva mai visto, qualcuno che però non sembrava avere buone intenzioni. Lisa dovette lasciare la zona in cui viveva e trasferirsi a qualche chilometro più in là, abbandonando anche il suo migliore amico. I due non erano riusciti nemmeno a salutarsi, visto che le era proibito uscire dall'istituto, in cui era rimasta per qualche settimana. Arrivata nella nuova casa, sperava di potersi riposare e pensare un po' a suo padre. Sapeva di dover tornare a scuola, ma voleva chiedere alla zia di rimandare ancora di qualche giorno, visto che non si sentiva bene. «Zia, se possibile vorrei tornare a scuola più tardi, ancora non me la sento». Lei però reagì in un modo del tutto inaspettato e ridendo a squarciagola rispose: «Scuola? Stai tranquilla, ci andrai, ma dovrai fare come dico io se vuoi studiare. E mi dispiace per te, ma voglio che ti prepari lo zaino per domani, altrimenti i vicini penseranno che sono una pessima parente». Allora, con tono molto triste, Lisa rispose: «Va bene, zia». Cosa poteva fare? In quella situazione non c'era nessuno che potesse aiutarla, a quanto pare. Ormai la sua vita era entrata in un buco senza fondo. La mattina si svegliava e andava a scuola, dopodiché tornava a casa e cominciava a fare le pulizie perché la zia la obbligava, e nel mentre si occupava anche dei due cugini, a cui però aveva cominciato a volere bene. All'inizio non li voleva molto bene e dava anche a loro la colpa di tutto questo, perché erano i figli di quella zia malefica, ma poi ha capito che non hanno colpe e ha trovato dei piccoli momenti di svago per potersi rilassare insieme a loro. Gli anni passarono e lei ancora si destreggiava tra casa e scuola. In qualche modo stava dietro a tutto finché poteva, ma quando aveva compiuto i 20 anni, delle persone erano entrate in casa chiedendo proprio di Lisa. La zia li aveva accolti molto gentilmente, offrendoli subito del tè e dei biscotti. Sembrava alquanto sorridente, come se fosse un evento unico e gioioso. Ma più avanti Lisa aveva capito che per lei sarebbe stato tutto il contrario. Dopo circa un'ora di conversazione si erano stretti la mano ed erano andati via. Lisa si chiedeva cosa volessero e perché spesso dessero un'occhiata a lei. Anzi, addirittura alla fine uno le aveva baciato la mano come si faceva secoli fa nelle corti europee. Dopodiché la zia si avvicinò e disse: «Quelle persone torneranno tra 2 settimane, vedi di comportarti bene e metterti un bel vestito». Lisa stava cominciando a intuire la situazione, ma non voleva crederci ancora. Arrivato il momento fatidico, tutti i suoi incubi erano diventati realtà. Dopo anni di sofferenze, doveva subire l'ultimo colpo. Quegli uomini erano i parenti di un ragazzo che voleva sposarla. La zia, a quanto pare, era a corto di soldi e per 15.000 yuan, cioè 2.000 euro circa, aveva venduto sua nipote e sembrava pure felice della cosa, come se si stesse liberando di un peso, nonostante lei giorno e notte si sia occupata dei suoi figli e della casa. Comunque sia, dopo circa mezz'ora di conversazione, Lisa era stata chiamata in salotto. Era molto tesa e sembrava sudare dalle mani come non mai. Gli uomini seduti erano 3, ma nessuno giovane, quindi molto probabilmente il suo futuro sposo non era lì. O almeno sperava non fosse uno di quei vecchi signori, che quasi sbavavano alla sua vista. «Tranquilla, noi anziani ormai passati di moda non siamo in cerca di una giovane moglie come te», disse uno di loro. Sembrava quasi avessero capito la sua prima preoccupazione.
Cominciarono a parlare per circa un'oretta e Lisa venne sommersa di domande di ogni genere, ma ad un certo punto cominciarono a parlare dei suoi genitori. Questo fu un colpo duro da sopportare e se ne andò in lacrime. A loro non importava dei suoi sentimenti, volevano solo darla in sposa. Passati altri 5 anni, pensava la questione fosse finita e che per qualche ragione si fossero arresi con questa storia, ma la zia era più convinta che mai, a quanto pare. Entrò una sera nella stanza di Lisa tutta contenta e dicendole delle parole che colpivano al cuore. «Finalmente tra 3 mesi ti dovrai sposare, mi sarai utile a qualcosa». Le diede una data e un orario preciso. Lisa era sconvolta. «Come mai questo cambio inatteso?» Passati 2 mesi, qualcuno venne a prendere la casa per comprare il suo vestito da sposa. Era l'autista dell'altra famiglia, che a quanto pare era molto molto ricca. Gli occhi della ragazza erano vuoti da settimane perché non poteva opporsi o fare qualunque altra cosa. Era in un negozio dove i vestiti comunque costavano migliaia di yuan. Dopo averne scelto uno era andata via. Arrivato il giorno del matrimonio, lo stesso autista era venuto a prenderla. I due avevano percorso una strada quasi infinita, secondo la mente di Lisa, perché aveva paura come non mai. Concluso questo viaggio, era nella stanza prima di andare all'altare. Non aveva mai visto questo ragazzo, nemmeno una sua foto, perché il suo parere non contava minimamente. Non riusciva a smettere di piangere e continuava a pensare ai suoi genitori. Da quando la mia vita è diventata così? Era entrata dal portone ed era davanti allo sposo alla fine. Non voleva nemmeno alzare lo sguardo, ma il ragazzo disse «Ti ricordi di me?», chiamandola con un soprannome che solo un'altra persona usava oltre suo padre. Era il suo migliore amico, quello di anni fa, di cui si era innamorata. Lisa scoppiò in lacrime. Lui aveva visto una foto di Lisa l'anno prima della cerimonia e l'aveva riconosciuta, ma i genitori non gli permettevano di vederla. Voleva rassicurarla e dirle che dopo il matrimonio avrebbero anche potuto divorziare immediatamente, ma Lisa non voleva farlo ora che aveva visto che era il suo futuro marito. Lui aveva anche preso in carico l'azienda di famiglia e quindi decideva su tutto, compreso il matrimonio. La prima cosa che fece fu negare il denaro alla zia, non voleva sposarsi per certe cose. Quest'ultima rimase senza parole e se ne andò arrabbiatissima. La seconda cosa era stata disobbedire dopo anni e anni a suo padre e suo nonno, andandosene dalla festa insieme alla sua nuova sposa. Insieme parlarono per moltissimo tempo, spiegando cosa ne fu della loro vita da allora. Lisa si scusò innumerevoli volte per non essere riuscito a salutarlo quel giorno in cui si erano separati. Questa volta per lei la vita aveva avuto qualcosa di bello da parte, da darle. E non voleva sprecare la sua nuova libertà, voleva riprendere a studiare e iniziare la sua carriera nel mondo lavorativo. In più voleva viaggiare e un giorno avere una famiglia, chi lo sa. Nonostante gli anni passino, i matrimoni combinati sono all'ordine del giorno. C'è chi è fortunato e trova l'anima gemella, anche in questo modo, ma altri non hanno la stessa sorte e devono passare davvero una vita infernale. Per oggi concludiamo e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.